L'oggetto del nostro discorso sono gli integrali. In particolare, noi ci occuperemo di due tipi di integrali. L'integrale cosiddetto indefinito e l'integrale cosiddetto definito. Introdurrò prima l'integrale indefinito e l'integrale indefinito ha a che fare con le derivate, quindi con qualcosa che conoscete bene, in particolare derivate prime. L'integrale definito ha invece a che fare con il calcolo di aree. Con il calcolo di aree di figure piane. Figure piane. Dunque, i due argomenti sono argomenti che non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro. Perché allora prendono lo stesso nome, integrale, e cambia solo l'aggettivo, definito e indefinito? Bene, esiste un risultato fondamentale che si chiama appunto teorema fondamentale del calcolo integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale, noto anche come teorema di Torricelli-Barrow, che è importantissimo, è che è il teorema che ci permette di connettere l'integrale indefinito con l'integrale definito, cioè ci permette di vedere qual è la relazione tra il concetto di integrale indefinito che ha a che fare con derivate, con funzioni derivate, e il concetto di integrale definito che ha invece a che fare con il calcolo di aree di figure piane. Quindi apparentemente i due integrali non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro, ma questo teorema fondamentale li associa, li connette, li rende strettamente interdipendenti. E quindi io prima introdurrò il concetto di integrale indefinito e vi proporrò delle tecniche di calcolo per l'integrale indefinito, tecniche di determinazione di questo integrale indefinito. Poi vi mostrerò che cos'è l'integrale definito, vi mostrerò come calcolare aree di figure di piano. Infine unirò i due, vi farò vedere la connessione tra integrale indefinito e definito, enuncerò il teorema fondamentale del calcolo integrale e lo dimostrerò dall'inizio alla fine, perché è importantissimo. Diciamo che è uno dei più importanti teoremi dell'analisi matematica. Bene, allora iniziamo dal primo punto, l'integrale indefinito. L'integrale indefinito, come vi ho detto, ha a che fare con le derivate. Noi abbiamo preso una funzione generica, quindi ci siamo occupati di funzioni, torniamo alle funzioni a una variabile e abbiamo calcolato la derivata per trarne varie informazioni, informazioni sul tasso di variazione, informazioni sui massimi e minimi, informazioni sui punti di flesso. Le derivate sappiamo che sono utili in tanti sensi. Quindi quello che abbiamo fatto è passare dall'espressione di una funzione all'espressione della sua derivata. La derivata f grande con l'apice che è il simbolo della derivata e sappiamo che la derivata è 3x al quadrato. Bene, la teoria dell'integrazione si occupa di fare il viaggio ritroso, cioè mentre il calcolo differenziale parte da una funzione per arrivare alla derivata della funzione,
La teoria dell'integrazione fa l'opposto. Parte da una derivata per cercare di determinare la funzione di cui è derivata. Quindi, se io vi dicessi, io ho la funzione 3x al quadrato e so che questa funzione è una derivata. Qual è la funzione di cui 3x al quadrato è derivata? Beh, lo sappiamo, perché l'abbiamo appena visto adesso, x al cubo. Quindi, il problema è, 3x al quadrato è una derivata. Qual è la funzione da cui deriva questa derivata? X al cubo. Ecco, l'integrazione, la teoria dell'integrazione si occupa di fare questo viaggio a ritroso, di questo viaggio dalla derivata alla funzione. E quindi ci insegna quali sono le tecniche per capire come da una derivata si riesce ad ottenere l'espressione della funzione. Torniamo alla nostra funzione e al problema di trovare quella funzione di cui questa è derivata. Se 3x al quadrato è una derivata, x al cubo è la funzione di cui 3x al quadrato è derivata. Quindi questa è la derivata di f grande è x al cubo. Però attenzione, attenzione, in realtà anche x al cubo più 5 ha come derivata 3x al quadrato. E a dire il vero, qualsiasi funzione del tipo x al cubo più c ha come derivata 3x al quadrato. Quindi da 3x al quadrato, in realtà, noi, tornando indietro, quindi antiderivando, facendo l'operazione opposta della derivata, andando a cercare la funzione di cui 3x al quadrato è derivata, non troviamo una funzione. Ma ne troviamo tante, anzi ne troviamo infinite. C può essere qualsiasi numero reale, positivo o negativo, comunque sia c appartenente ad R, 3x al quadrato è la derivata di x al cubo più c. Quindi già cogliamo una differenza rispetto al calcolo differenziale. Nel calcolo differenziale noi abbiamo una funzione e una derivata. Il calcolo integrale parte da una derivata, cerca la funzione e in realtà ne trova infinite. Allora, ciascuna di queste infinite funzioni si chiamano primitive. Ciascuna di queste funzioni, che hanno come derivata 3x al quadrato, sono dette primitive di x scusate, x al cubo. Sono primitive di x al cubo. Diamo la definizione in generale. Consideriamo la funzione f piccolo, una funzione reale di variabile reale definita in un certo intervallo, in un certo sottoinsieme di R. Si chiama primitiva, quindi f piccolo è primitiva di f piccolo. Una qualsiasi funzione f grande, f maiuscolo, se la derivata di f grande è uguale ad f piccolo in ogni punto del dominio. Quindi abbiamo f piccolo, che è una derivata, si chiama primitiva o anche antiderivata di f piccolo, una funzione f grande, tale che la derivata di f grande è f piccolo. Quindi 3x al quadrato, nel nostro caso, è
la funzione, ad esempio la funzione f piccolo, quindi noi abbiamo f piccolo, che è una derivata, e vogliamo trovare la primitiva, anzi, non la, ma una primitiva, perché abbiamo visto che se ne esiste una, ne esistono infinite. Una primitiva, o anche antiderivata, si dice anche antiderivata, una primitiva di f piccolo tra x al quadrato e x al cubo, qualsiasi per funzione x al cubo più c è una primitiva, vi sono infinite, infinite primitive. Trovata una primitiva, si trovano anche tutte le altre aggiungendo la costante c. Quindi se ho trovato una primitiva f di una certa funzione f piccolo, basta aggiungere c, e in questo modo, c appartenente ad R, in questo modo denoto tutte le primitive, tutte le antiderivate. L'insieme di tutte le antiderivate si chiama integrale indefinito. Quindi, data una funzione f piccolo, l'insieme di tutte le primitive di f piccolo sono dette, è detto integrale indefinito. Quindi l'integrale indefinito è un insieme di funzioni, un insieme di infinite funzioni. Integrale indefinito. Per l'integrale indefinito si denota con un simbolo ben preciso. Questo simbolo lo vedete qua, e questo, il simbolo è una sorta di S allungata, poi si indica la funzione f piccolo che è la derivata, e poi questo simbolo dx. Questo simbolo ha un significato, lo vedremo dopo, perché questa sorta di S allungata ha un senso, e ha un senso che ci sia una S, ma per adesso lo prendiamo come un simbolo che indica l'integrale indefinito. Si legge integrale indefinito di f piccolo in dx, la funzione f piccolo, che è la derivata, ricordo che il suo ruolo è derivata, e la funzione f piccolo è detta funzione integranda, e quindi l'integrale indefinito è l'insieme di tutte le primitive, di tutte le antiderivate di f piccolo. Quindi questo insieme di infinite primitive può essere trovato determinando una primitiva, supponiamo di aver trovato f grande, e poi si aggiunge c, la costante, e tutte le primitive differiscono di una costante. Quindi f piccolo è la derivata di f grande, f è la funzione che derivata fornisce f piccolo, una qualsiasi funzione f grande più c è una primitiva, quindi l'insieme delle primitive è l'integrale indefinito, questo è il simbolo dell'integrale indefinito. Noi lo troveremo andando a determinare una qualsiasi primitiva e poi aggiungendo la costante c. Ora la domanda che dobbiamo farci è: data una funzione f piccola, siamo sicuri di poter trovare sempre una primitiva? La risposta è no. Ci sono in alcuni casi in cui non è possibile trovare una sua primitiva. Però sappiamo che se ne esiste una, ne esistono infinite, tutto l'integrale indefinito. Ora, se anche non siamo sicuri
in generale di riuscire a trovare una primitiva a partire da una funzione f piccolo, però abbiamo un teorema che ci aiuta a stabilire quando sicuramente la primitiva c'è. E la primitiva c'è quando la funzione integranda è continua. Ecco, questo teorema ci dice sia f piccolo una funzione continua in un intervallo a b. Allora esiste una funzione f grande tale che la derivata di f grande è uguale a f piccolo, cioè esiste una primitiva e quindi ne esistono infinite per ogni x appartenente ad a b. Quindi la continuità della funzione integrande della funzione f piccolo garantisce che esista una funzione e quindi che esista l'integrale indefinito. Ora, supponete che io vi dica la funzione integranda è 2x, trovate l'integrale indefinito. Ora, 2x è la derivata di che cosa? Noi sappiamo che 2x è la derivata di x al quadrato, quindi una primitiva della funzione integranda è x al quadrato. L'integrale indefinito è l'insieme di tutte le primitive. Noi sappiamo che tutte le primitive sono determinate da una qualsiasi funzione primitiva x al quadrato, in questo caso x al quadrato, più una costante. Quindi l'integrale indefinito di f piccolo x in dx è uguale a x al quadrato più c, dove c appartiene ad r. L'integrale indefinito della funzione 2x è x al quadrato più c. C è fondamentale perché stiamo parlando di un insieme che ha infiniti elementi, infinite funzioni. Altro esempio, l'integrale del coseno di x in dx, quindi la nostra funzione f integrante coseno di x, questa è la derivata di quale funzione? Una primitiva è il seno di x, perché sappiamo che il coseno di x è la derivata del seno. Quindi l'integrale del coseno di x è il seno di x più c. Quindi possiamo scrivere seno di x più c. L'integrale indefinito del coseno di x in dx è il seno di x più c. Terzo esempio, supponete di voler calcolare l'integrale indefinito di 7 elevato a x in dx. Ecco, qui è già un po' più difficile. Qui non è così immediato, perché 7 elevato ad x è la derivata di che cosa? Questa è la nostra funzione integrante, 7 alla x, non è semplice. Qui non dobbiamo calcolare la derivata di 7 elevato a x, ma al contrario, 7 elevato a x è la derivata di qualcosa. E di che cosa? Allora, noi guardate che noi sappiamo che la derivata di un esponenziale è se stessa per il logaritmo naturale della base. Quindi, se noi dividiamo per il logaritmo naturale della base, logaritmo naturale di 7, provate un po' a vedere qual è la derivata di questa funzione. La derivata di questa funzione è la derivata del numeratore diviso il denominatore, che è una costante. Quindi, la derivata del numeratore è 7 elevato a x logaritmo naturale di 7 fratto logaritmo naturale di 7. E quindi questa è una primitiva. Per intenderci, mi sposto qui a destra, la derivata di questa funzione che abbiamo scritto è 7 elevato ad x per logaritmo naturale di 7, questa è la derivata, diviso logaritmo naturale di 7. Logaritmo naturale di 7 va via e quindi abbiamo trovato una primitiva di 7 alla x. Trovato una primitiva, aggiungiamo c reale, e troviamo l'integrale indefinito.